Abbiamo meditato nella settimana santa, abbiamo fatto un piccolo percorso molto semplice, ma oggi vogliamo iniziare un altro percorso, anche perché dopo i 40 giorni nel deserto, Gesù ha fatto fare ai suoi discepoli un altro percorso, un percorso di conoscenza, un percorso di crescita, un percorso in cui hanno scoperto davvero chi era il risorto e soprattutto sono stati formati a diventare dei missionari. Questi 40 giorni in cui Gesù è stato con i suoi discepoli, con i suoi apostoli da risorto, potremmo viverli anche noi. 40 giorni in cui possiamo farci accompagnare dal racconto che San Luca ha fatto di ciò che hanno fatto i discepoli subito dopo la risurrezione di Gesù, fino a giungere, come dice San Luca, fino ai confini della terra, meglio ancora, fino al cuore del mondo conosciuto allora, fino alla grande città di Roma. Percorriamo dunque insieme il cammino degli Atti degli Apostoli, con delle riflessioni che faremo insieme qui, se vorrai seguirmi. Questo ci permetterà di essere capaci non solo di conoscere chi è Gesù, che cosa ha fatto, sia importante per noi oggi, ma ci permetterà anche di poter crescere come annunciatori del Vangelo. Perché prima di risorgere, Gesù ha dato ai suoi un vero comandamento, un comandamento che molti dimenticano, ma che in realtà è l'unico comandamento che Gesù risorto ha dato. Questo comandamento dice: andate in tutto il mondo e dite il Vangelo, annunciate il Vangelo ad ogni creatura. Questo è, potremmo dire, l'unico grande comandamento che Gesù risorto ha affidato ai suoi amici, alla Chiesa. E dunque, se noi vogliamo essere capaci di essere credenti, cristiani, dobbiamo essere anche capaci di obbedire a questo comandamento, di fare della nostra vita, di ogni attimo della nostra vita, un annuncio del Vangelo. Se vuoi, camminiamo insieme.